sapienza su chi ascolta. Stiamo trattando della virtù di religione e abbiamo esaminato i due atti interni di questa virtù, che sono la devozione e la preghiera. Ma questa stessa virtù di religione ha degli atti esterni. Sono sette atti esterni che ha la virtù di religione: l'adorazione, innanzitutto, il sacrificio, le offerte, il voto, il giuramento, lo scongiuro e l'invocazione del nome di Dio. Sono sette atti esterni che procedono appunto dalla virtù di religione per compiere determinati atti ed esprimono in qualche modo la virtù di religione. Vediamo il primo atto, che è l'adorazione. L'adorazione che consiste nell'onore dovuto alla eccellenza di Dio, alla eccellenza divina. Onore e reverenza dovuta a Dio a motivo della sua eccellenza. Questa adorazione, come atto della virtù di religione, è appunto un atto dovuto alla maestà di Dio. E a due si concretizza in due modi: con interiormente, dal punto di vista spirituale, e coincide essenzialmente con la preghiera di adorazione, e coincide essenzialmente con la preghiera di contemplazione che abbiamo esaminato la volta scorsa. Ed esternamente comprende anche degli atti, perché l'uomo non è solo corpo e non è solo spirito, è spirito incarnato in un corpo, ed è l'uomo nella sua totalità, nella sua interezza, che deve dare adorazione a Dio, onore a Dio, culto a Dio. E allora questo culto, questa adorazione va data con lo spirito, ma va data anche con il corpo. Per cui l'adorazione, dal punto di vista interiore e spirituale, si esprime con la preghiera di contemplazione, e con il corpo, e per mezzo e attraverso il corpo, si esprime appunto con degli atti, come per esempio la genuflessione, l'inchino di fronte alle cose sacre, oppure di fronte alle persone che comunque rappresentano le immagini sacre, per esempio il tabernacolo, e così via. E l'adorazione come atto esterno della virtù di religione, con cui noi adoriamo l'eccellenza di Dio. Il secondo atto esterno della virtù di religione è il sacrificio. La parola sacrificio, sacrum facere, implica la distruzione di un qualche cosa. Nell'Antico Testamento i sacrifici erano fatti con immolazione soprattutto di animali, venivano immolati, sacrificati degli animali in culto e in omaggio alla divinità. Nel Nuovo Testamento c'è un solo tipo di sacrificio, che è il sacrificio incruento della croce. Là dove si sta celebrando una messa, un altare dove si sta celebrando la messa, non esiste luogo nell'universo mondo che sia più alto, più grande, più maestoso, più dignitoso di un altare dove si sta celebrando una messa, perché durante la messa si ripete misticamente, cultualmente, misteriosamente, ma realissimamente, Gesù ripete lo stesso atto che ha compiuto 2000 anni fa sulla croce, con l'unica differenza che lì è morto, ha sofferto con il corpo, con la mente, con lo spirito. Qui sull'altare non soffre più, ma sull'altare Gesù ripete lo stesso atto che ha compiuto 2000 anni fa sulla croce. E il valore del sacrificio della messa è talmente, perché è l'atto di un uomo Dio, è l'atto dell'uomo Dio Gesù che muore e risorge. E ogni azione del Cristo ha un valore infinito, perché è Dio, perché è uomo Dio, e quindi ha un valore infinito. Allora, basterebbe solamente questo, che i cristiani vivessero la messa così come va vissuta, con adorazione, con fede viva, con amore, con partecipazione, con dono di se stessi. Ecco, se i cristiani, basterebbe che solo i cristiani vivessero la messa così come la Santa Messa va vissuta, con adorazione, fede viva, e il mondo cambierebbe da così a così.
Perché coloro che partecipano al santo sacrificio della messa, che è l'unico atto di sacrificio come virtù di religione che è rimasto nel Nuovo Testamento, ha il potere di far appropriare chi partecipa del valore infinito della redenzione del Cristo, a beneficio e a pro di tutti, a pro della Chiesa, a pro dello Stato, a pro dei propri cari, di se stessi, dei propri amici, della propria città, dei propri parenti, e così, dei sofferenti e così via. Il terzo atto esterno della virtù di religione sono le offerte. Le offerte sono dei donativi che noi facciamo per il culto di Dio, e può essere questa offerta può essere immediata o mediata. Immediata quando diamo qualche cosa per le opere del culto, oppure per le opere di carità, per esempio. E può essere mediata invece quando l'offerta è fatta al sacerdote per il servizio cultuale che lui presta. Il terzo atto esterno della virtù di religione è il voto. Il voto è la promessa di una cosa che deve essere però migliore rispetto a quello che si sta facendo. C'è un esempio di una persona, di una signora in chiesa che ha fatto questo voto. Ha fatto il voto di andare per prima a ricevere la Santa Comunione. Questo voto non ha molto valore, perché il voto abbia valore, si deve offrire una cosa migliore, nel senso che il tuo voto, mi riferisco a questa signora, sarebbe stato lodevole e perfetto se tu avessi detto: vabbè, io vado per ultima a fare la comunione, io vado per ultima a ricevere il Santissimo Sacramento, ma che tu abbia fatto per voto quella di andare per prima a ricevere la comunione, questo non è un grande sacrificio, perché ti impedisce di fare ti evita di fare la fila, ti sbrighi prima, vai a sederti prima. Dov'è il sacrificio? Dov'è l'offerta che tu fai? L'offerta può essere quando l'offerta di sacrificio può essere quando dici: vabbè, io mi metto in fila, aspetto che tutti quanti passino e poi vado io alla fine a fare la mia santa comunione. Poi c'è il quinto aspetto, il quinto atto esterno della virtù di religione, che è il giuramento. Il giuramento è l'invocazione del nome di Dio in testimonianza della verità. Evidentemente noi non possiamo chiamare Dio a testimonio della menzogna, dobbiamo chiamare Dio a testimonio della verità. E però Gesù ha detto: non giurate né per il cielo, che è il trono di Dio, né per la terra, che è lo sgabello dei suoi piedi. Il vostro parlare sia sì, se sì, no, se no. Perché l'uomo onesto, l'uomo sincero, l'uomo veritiero, non ha bisogno di giurare per essere creduto. C'è qualcuno che giura per la testa dei propri figli, che giura per i morti, ma che cosa vai a giurare? Ma che cosa vai a giurare? L'uomo onesto non ha bisogno di giuramenti. Il vostro parlare sia sì se sì, no se no, ci ha detto Gesù. L'uomo onesto non ha bisogno di giurare, perché la sua parola è sempre conforme al suo pensiero. La sua parola è sempre verità, è verace, e non c'è bisogno di giuramento. Ma San Girolamo farà notare che Gesù ha detto non di non giurare per Dio, ma di non giurare per il cielo e per la terra. No, volendo significare che è possibile, sì, a determinate condizioni, adesso lo vedremo, è possibile anche giurare per il nome di Dio, ma purché sia fatto a determinate condizioni. E Sant'Agostino ha specificato meglio: se tu sei costretto a giurare, ha detto Sant'Agostino, ricordati che ciò si deve all'infermità di coloro che devi convincere di qualche cosa. Ciò è un male, aggiunge Sant'Agostino, ma si deve alla sua infermità. Non fai del male, ma viene dal male.
Cioè, è lecito in determinate circostanze giurare e il tuo giuramento no, non è dovuto al fatto della tua possibile infedeltà, perché se tu sei verace dici sempre la verità e non hai bisogno di giurare. Però a volte il giuramento, dice Sant'Agostino, si rende necessario a motivo dell'infermità del prossimo, a motivo dell'infermità di colui che ti sta ascoltando. Perché? Perché è, evidentemente è un tipo dubbioso, è un tipo malfidato, è un tipo che non crede facilmente, è un tipo che evidentemente non ha fiducia in te e non ha fiducia in genere negli uomini e nel mondo, per cui per la sua infermità, per la sua cattiva disposizione a credere a ciò che gli viene detto, allora ti è lecito poter giurare. E infatti Gesù non ha detto non giurate per Dio, ha detto non giurate per il cielo e per la terra. Il giuramento è valido a tre condizioni, si può giurare, ma a queste tre condizioni, cioè giudizio, verità e giustizia. Che cosa vuol dire? Questa definizione che è contenuta nella dottrina comune della Chiesa è lecito giurare, ma con giudizio, con verità e con giustizia. Che vuol dire? Vuol dire con giudizio, il giuramento che tu presti non deve essere affrettato, ma deve essere giudizioso, deve essere ponderato. Allora, se c'è ponderatezza nell'affermazione che tu fai, allora può essere lecito il giuramento. È la prima condizione. Deve essere giudizioso il giuramento. Non deve essere fatto alla carlona, non deve essere fatto con faciloneria, ma deve essere ponderato, meditato, appunto, con giudizio, giudizioso. In secondo luogo, deve essere verace. È ovvio che tu, con il tuo giuramento a fe e chiami Dio in testimonio della veracità delle cose che dici. Chiami Dio a testimonio, il quale nec fallere nec falli potest, non può ingannarsi e non può essere ingannato dal prossimo. E Dio ti prende in parola, perché se tu giuri nel nome di Dio, Dio che ascolta e vede tutto sarà davvero testimone della tua parola, della tua promessa, del tuo pronunciamento. E se tu giuri in nome di Dio e giuri il falso, Dio saprà come intervenire, come e quando intervenire e come e quando toccarti. E vi assicuro che quando Dio vuole toccare fa male, fa molto male. E poi deve essere onesto, evidentemente. Il giuramento deve riguardare cose oneste, pulite, tranquille, sincere. Ecco, a queste tre condizioni, giudizio, veracità e onestà, il giuramento può essere valido, si può fare un giuramento anche in nome di Dio. Il sesto atto esterno della virtù di religione è lo scongiuro. Che cos'è lo scongiuro? Lo scongiuro è l'invocazione del nome di Dio per indurre qualcuno a fare qualcosa o a desistere dal fare qualche azione. In genere lo scongiuro, sì, possono esserci scongiuri così, quando noi per esempio diciamo ti scongiuro in nome di Dio, fammi questa cosa, fammi questo favore, fammi questo beneficio. Questi sono gli scongiuri normali, poi ci sono degli scongiuri particolari che sono gli esorcismi. E gli esorcismi sono di due generi, c'è l'esorcismo ufficiale, che è la forma solenne di scongiuro, come atto della virtù di religione, che può essere fatto solo dal sacerdote, e non da qualunque sacerdote, ma da un sacerdote investito a tale scopo dal vescovo, dall'ordinario diocesano. In genere in ogni diocesi c'è uno o due sacerdoti, o più sacerdoti, a seconda della grandezza della diocesi, sacerdoti che sono investiti dall'ordinario diocesano, appunto, per fare questo tipo di scongiuro, che è l'esorcismo ufficiale, che è tutto un rito particolare, il nome della Chiesa ben definito e ben codificato. Poi ci sono gli esorcismi privati. Gli esorcismi privati possono essere fatti da chiunque, evidentemente, da chiunque, nel senso che anche i laici, anche i privati, qualunque sacerdote, qualunque laico può farlo, a determinate condizioni, evidentemente. Sostanzialmente questo tipo di esorcismo consiste in una preghiera particolare composta da Papa Leone XIII. Papa Leone XIII una volta stava celebrando
messa e a un certo punto si fermò e cadde un po' in deliquio e poi raccontò dopo al suo ufficiale, sacerdote che stava concelebrando con lui, e questo sacerdote poi riferì il tutto, che mentre celebrava la messa lui ebbe un attimo di smarrimento, di rapimento. Dopodiché andò nel suo studio privato a comporre questa preghiera e si seppe poi che aveva avuto questa visione mentre celebrava la messa, e che la cupola di San Pietro sembrava essere scossa da un nugolo di demoni che venivano appunto a scrollarla. E lui poi impaurito a un certo punto esclamò, e questo lo sentì anche il sacerdote che stava celebrando con lui, dice: ma allora non c'è più possibilità di rimedio per la Chiesa. Dopodiché la visione svanì, lui finì di celebrare la messa e andò nel suo ufficio, nel suo studio privato, e compose questa preghiera, che è appunto la preghiera di Leone XIII, che è un esorcismo privato che ciascuno può fare. È lecito farlo alle persone private, per se stessi, e solo per se stessi, alla gente comune, contro le calamità, nei pericoli per esempio di temporali molto forti, in avvenimenti di sventura, di accanimenti di natura o di cose nocive da parte della natura biologica, da parte del mondo animale. Ecco, è lecito fare, nelle disgrazie, nelle malattie, è lecito farlo a chiunque, qualunque persona privata può fare questo esorcismo. Può essere fatto anche in determinate condizioni verso persone che soffrono attacchi del maligno, però lì bisogna, non tutti i laici lo possono fare, bisogna che, non è prudente che lo facciano, è necessario che abbiano una buona dose di spiritualità e di virtù, perché altrimenti si potrebbe anche rischiare. Ma questo esorcismo privato può essere fatto da chiunque. Infine, l'ultimo atto esterno della virtù di religione è l'invocazione del nome di Dio. Gli antichi ebrei avevano scogitato il tetragramma. Il tetragramma è, per evitare di usare il nome di Dio, vietato dal comandamento del Decalogo, si erano scogitati appunto questo tetragramma, che consiste nel nome di Dio con l'eliminazione delle vocali, J-H-W. No? Questo è il tetragramma, il nome Yahweh senza le vocali. Questo per evitare appunto di eccedere nell'uso improprio del nome di Dio. Il nome di Dio è santo, i nomi esprimono le essenze delle cose, no? I nomi definiscono le essenze intime delle cose, e il nome di Dio definisce l'essenza di Dio, la deità, la divinità. E allora il nome di Dio va usato solo per pregarlo, per invocarlo, per adorarlo, per insegnarlo agli altri. A queste condizioni è lecito ed è doveroso usare il nome di Dio, ma fuori di questo non bisogna usare il nome di Dio come se fosse un giocherello. E a questo proposito, il libro dell'Ecclesiastico avverte: non avversare la tua bocca al giuramento, non prendere l'abitudine di proferire il nome santo, perché come lo schiavo messo spesso alla tortura non sarà esente da lividure, così chi giura e nomina Dio continuamente non sarà del tutto libero dal peccato. Ecco, allora, abbiamo concluso questa prima parte della virtù di religione con i due atti interni, che sono la devozione e la preghiera, e con i sette atti esterni, che sono l'adorazione, il sacrificio, le offerte, il voto, il giuramento, lo scongiuro e l'invocazione del nome di Dio.